Noi siamo a valutare, a votare l'ennesima fiducia imposta da un governo il cui Presidente del Consiglio, uno dei tanti annunci che aveva fatto all'inizio del suo percorso da Presidente del Consiglio, da Premier, è stato proprio quello di evitare la decretazione di urgenza e di provvedere a continue fiducie. Uno dei tanti annunci smentiti dai fatti. Ma dopo un anno di governo di Matteo Renzi è giusto anche fare un punto della situazione. Un punto della situazione che parte dal fatto di un paese in estrema crisi economica e sociale, governato da un governo di grande coalizione, ma il cui allora Presidente del Consiglio Enrico Letta si diceva essere poco pragmatico e poco incisivo. Allora il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi appunto, decide di scalzarlo con una riunione all'interno del suo partito e di prenderne posto senza provvedere a nessun tipo di elezione democratica. E da quel punto di vista noi dobbiamo dire che l'unica cosa dove è stato coerente Matteo Renzi è stato proprio il metodo, poiché il Partito Democratico usa la diplomazia parlamentare e la diplomazia politica solo ed esclusivamente al proprio interno, non consentendo a questo Parlamento di confrontarsi, di dibattere sui singoli provvedimenti, di confrontarsi sulle idee ed anche sulle proposte, ma di chiudere qualsivoglia tipo di discussione in una calendarizzazione alquanto strana per un'aula parlamentare. Si era detto che Matteo Renzi avrebbe risolto i problemi dell'economia. Noi oggi viviamo una drastica crisi economica che da un anno a questa parte è alquanto peggiorata. Ricordiamo tutti i dati negativi dell'ultimo trimestre dello scorso anno e tutti i dati negativi dal momento in cui Renzi ha messo piede al governo. Si diceva che l'occupazione sarebbe tornata e sarebbe diminuita la disoccupazione, invece attraverso questo governo abbiamo raggiunto il record storico di disoccupati, sia generali che giovanili, ma nel mentre il Partito Democratico ha discusso sempre al suo interno per circa 3 mesi sull'articolo 18, per cui su come licenziare la gente. Poi si è detto che questo doveva essere un governo di sindaci, per cui un governo molto attento alle autonomie locali e agli enti locali. È stato talmente tanto attento agli enti locali che li ha completamente distrutti. Un taglio immenso ai finanziamenti a tutti gli enti locali, siano essi comuni che regioni, impedendo addirittura forse da quest'anno la minima assistenza ai propri cittadini, l'ordinaria amministrazione. Un esempio su tutti, piccolo ma lampante, grazie al provvedimento Delrio e dalla situazione delle province, oggi sulle strade provinciali, sgomberata la neve, ci saranno una marea di buche che nessuno riuscirà a manutenzionare perché non ci sono i soldi né dall'una né dall'altra parte. Buon servizio reso ai cittadini, ma questo è uno dei tanti. E poi si è detto che ci sarebbe stata un'attenzione rivoluzionaria rispetto agli enti regionali, un'attenzione talmente rivoluzionaria che sono rimasti, continuati ed aumentati i tagli prima voluti dal governo Monti, poi voluti dal governo Letta e i nuovi tagli del governo Renzi. Regioni oggi impossibilitate persino a fare le spese di investimento perché l'armonizzazione dei bilanci non gli permette di fare investimenti a debito. Questo evidentemente causerà anche un grandissimo problema rispetto al prodotto interno lordo nazionale. Ma regioni trattate in un modo coerente rispetto alla negatività, e regioni trattate in un altro modo. In questo milleproroghe, per esempio, c'è una specie di salvalazio che permette alla regione amministrata dal Partito Democratico, nonostante non abbia nessun coefficiente, nessun vincolo rispettato, di non avere alcuna sanzione.
Un altro ennesimo schiaffo rispetto a quelle amministrazioni virtuose e a quelle amministrazioni che hanno anche chiesto sacrifici ai propri cittadini. Ma questa è la vostra democrazia e il vostro principio di equità, che il governo Renzi ha anche imposto nella gestione della sicurezza, dando una grandissima svolta a questo Paese. Con la depenalizzazione dei reati, con gli svuotacarceri, con la cancellazione dei presidi di sicurezza, voi siete riusciti a legalizzare l'illegalità in un Paese dove oggi, grazie a voi, tutto è permesso e tutti sono assolutamente impuniti. Questo a scapito dei tanti cittadini che oggi si vedono rubare tutti i giorni nelle case, dei tanti cittadini oggi che tutti i giorni subiscono episodi di microcriminalità. E questo invece a vantaggio dei tanti detenuti e dei tanti delinquenti che oggi festeggiano, non solo loro, perché tra le vostre politiche e tra le politiche di questo governo in un anno, una delle più grandiose priorità è stata quella della gestione dei profughi o dei clandestini, come erano sin quando non avete abolito il reato di clandestinità. Un vero e proprio business dell'immigrazione, con prefetti oggi che dovrebbero rappresentare il governo centrale sui territori e dovrebbero tutelare i cittadini, che invece danno come priorità la gestione e la prenotazione di vitto alloggio a queste persone, a scapito delle priorità dei cittadini che vivono, se non ve lo ricordate, una situazione di disagio sociale incredibile. Vi ricordo che c'è gente senza lavoro in affitto che fa assolutamente la fame e che si vede scavalcare nell'assistenza e nella solidarietà dalla gestione dell'immigrazione clandestina che voi state effettuando a vantaggio di pochi, ma soprattutto a vantaggio di alcuni amici come qualche cooperativa di cui abbiamo visto pochi articoli sul giornale, ma evidenti. E poi ci chiediamo, Presidente, nel momento in cui si era insediato il Presidente del Consiglio ci aveva spiegato che non avrebbe aumentato la pressione fiscale, ma avrebbe effettuato sì tutti i tagli dovuti alla spesa pubblica. Vede, l'incarico al professor Cottarelli, dato dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta, ci è costato circa 900.000 euro, ma di questi 900.000 euro non è conseguito nessun risultato. Nessun risultato perché quella lista è stata messa in un cassetto dal governo Renzi, il quale invece ha sì provveduto a recuperare alcune risorse, aumentando la pressione fiscale, che anche quella ha raggiunto massimi storici della Repubblica, ed aumentando la pressione fiscale tanto che il gettito è sin qui diminuito, perché vorrei ricordarvi che non sono gli evasori a non pagare le tasse oggi, ma a non pagare le tasse sono quelle aziende, quelle piccole e medie imprese, quegli artigiani e commercianti che non riescono a pagare le tasse che voi gli avete imposte. Siete passati da tasse patrimoniali a tasse sui servizi. Avete imposto ai comuni di mettere tasse per far quadrare il loro bilancio nonostante i tagli che gli avete imposto. Avete creato una confusione fiscale tale che anche chi potrebbe pagare le tasse non riuscirebbe nemmeno a farlo. Per cui, archiviata in un cassetto la spending review, siamo andati avanti ad annunci che non hanno mai confermato i fatti. Guardi uno su tutti, Presidente. Un mese e due mesi prima della proposta e della bozza della legge di stabilità che è valida per quest'anno, per cui della legge di stabilità del 2015, il Presidente del Consiglio ha annunciato un taglio di tasse di 18 miliardi di euro. Quando è stata presentata la legge di stabilità, il Presidente del Consiglio ha tolto dal suo annuncio le parole legge di stabilità, ma ha confermato che prima o poi taglierà 18 miliardi di euro di tasse. E poi c'è un sistema, un metodo particolare fatto di annunci. Il semestre europeo doveva cambiare completamente i vincoli imposti dall'Unione Europea, ma lì non c'è stato nessun risultato. Si passa dagli annunci alla mancanza di risultati.
E allora noi ci chiediamo qual è l'obiettivo del Presidente del Consiglio non eletto? Qual è l'obiettivo dopo il patto del Nazareno, dopo una campagna acquisti che sembra interminabile? Ce lo chiediamo perché, vede, Presidente, vado a chiudere, noi affronteremo tra poche settimane, tra pochi giorni, uno dei decreti più scandalosi di questa Repubblica, che è il decreto sulle banche popolari. Un decreto fatto con urgenza, e qualcuno dovrà spiegarci prima o poi l'urgenza, ma un annuncio fatto 5 giorni prima dal Presidente del Consiglio rispetto alla valutazione in Consiglio dei Ministri, che ha causato 10 milioni di euro di speculazioni di titoli azionari in borsa. E vede, Presidente, e chiudo e finisco, che se ci fosse un altro tipo di informazione in questo Paese, o se ci fosse in questo Paese un altro governo, probabilmente solo per questo decreto e solo per quella speculazione quel governo sarebbe già a casa.